Buona domenica, buon anno e ben ritrovati nella nostra rubrica domenicale. A quanti di noi capita di avere spesso freddo e brividi e di avere le mani che sono ghiacciate anche se il clima è mite? E ci viene da chiederci se si possa trattare di un problema di circolazione. È normale che in inverno le mani siano spesso fredde, soprattutto se si sta all'aria aperta o se si svolgono delle azioni che possono determinare questa condizione, come per esempio lavarle sotto l'acqua fredda. Quando la temperatura esterna si abbassa di molto, cosa succede? Le piccole arterie che scorrono vicino alla superficie cutanea si restringono per limitare la dispersione di calore. In questi casi si parla di vasocostrizione, che è un meccanismo di difesa che, oltre a rendere le estremità corporee, quindi mani e piedi, più fredde, ne accentua anche il pallore. In queste condizioni sentire freddo è più un sintomo piuttosto comune e nella maggior parte dei casi è un fenomeno benigno. In alcune persone tuttavia le mani fredde possono essere l'espressione di determinate patologie. Avere sempre le mani fredde anche senza apparente motivo o se ci si sveglia con le mani intorpidite potrebbe essere la spia di allarme di un problema di salute più serio che è fondamentale indagare. La causa medica più comune di mani che diventano dolorosamente fredde, pallide o insensibili in risposta alle basse temperature è la malattia di Raynaud, che è un disturbo della circolazione periferica, per il quale a livello delle estremità, mani, piedi, ma anche naso ed orecchie, alcuni stimoli, soprattutto freddo, ma anche emozioni intense, provocano prima una fase di improvviso ed importante pallore con colore bianco della cute, quindi una fase cianotica con cute bluastra ed infine una riperfusione con un colore rosso acceso. Questo è il motivo per cui viene anche chiamato fenomeno delle mani che cambiano colore. L'intero disturbo dura in media dai 20 ai 30 minuti circa e può essere molto fastidioso e persino doloroso. Nella maggior parte dei casi il fenomeno di Raynaud è puramente vasomotorio e non correlato ad altre malattie. In questo caso parliamo di fenomeno di Raynaud primitivo o primario ed è un disturbo benigno. Colpisce prevalentemente le donne, infatti è 5 volte più comune nelle donne, in particolar modo nella fascia di età tra i 18 e i 30 anni. Esiste poi una piccola percentuale di persone che ha un fenomeno di Raynaud secondario, cioè correlato ad una patologia autoimmune, che può essere per esempio l'artrite reumatoide, il lupus o la sclerodermia. Come si può distinguere se si tratta di una forma primaria o una condizione secondaria? Per distinguere fra le due sono utili la capillaroscopia e alcuni esami di laboratorio. La capillaroscopia è appunto l'esame che consente di fare una distinzione preliminare fra Raynaud primitivo, dove non si riscontrano alterazioni, rispetto al secondario, che presenta particolari alterazioni sia nel numero che nell'aspetto dei capillari. Valuta la circolazione sanguigna a livello del letto ungueale, si valutano cioè le anse capillari presenti alla base dell'unghia. Si è visto infatti che alterazioni dei capillari in questa sede possono correlarsi a malattie autoimmuni e in particolare alla sclerodermia o sclerosi sistemica progressiva. La capillaroscopia è utile per porre un sospetto diagnostico. Non si fa una diagnosi né si comincia una terapia solo sulla base di questo esame, ma essa ci fornisce indicazioni preliminari sul fatto che il paziente possa avere o meno una tendenza alla sclerodermia, la cui diagnosi richiederà poi accertamenti sierologici e una valutazione clinica da parte del reumatologo. È un esame non invasivo, non doloroso, di facile esecuzione e ripetibile. In cosa consiste e come si esegue? L'esame è simile a un'ecografia, ma il sistema è puramente ottico, non usa ultrasuoni. La sonda è illuminata e consente di vedere su uno schermo l'immagine dei capillari periungueali ad alta definizione, che viene acquisita per consentirne il riutilizzo per un confronto con immagini successive. Il capillaroscopio è una piccola sonda dotata di telecamera che si appoggia sul letto ungueale delle dita, una lente di ingrandimento che riesce a far vedere per trasparenza i capillari, la loro conformazione, il numero e la distribuzione a livello del letto ungueale. È a tutti gli effetti un potente microscopio ottico. A chi quindi viene consigliato di eseguire una capillaroscopia?
La capillaroscopia è consigliata quando una persona si accorge di avere un'ipersensibilità al freddo, sente ad esempio le mani sempre fredde, ma in particolare si accorge che le estremità tendono a cambiare colore, soprattutto per quanto riguarda la fase ischemica, cioè quando le dita diventano bianche. Come si cura la sindrome di Raynaud e come si possono prevenire gli attacchi? Ad oggi non è purtroppo disponibile una cura definitiva per il fenomeno di Raynaud. Tuttavia le terapie sono in grado di ridurre il numero di attacchi e la loro gravità. La maggior parte dei pazienti affetti da Raynaud primario può gestire il disturbo modificando il proprio stile di vita, evitando i fattori e le situazioni che provocano gli attacchi, come le basse temperature o gli stress emotivi. È importante, per esempio, proteggersi dal freddo e quindi, quando fa freddo, indossare un cappello, le manopole anziché i guanti, la sciarpa, abiti con polsini comodi e calze e scarpe calde, e per stare più caldi vestirsi a strati. Può essere utile mettere uno scaldamani o uno scaldapiedi nelle manopole, negli stivali, nei calzini o nelle tasche. Gli scaldamani o gli scaldapiedi sono piccole borse dell'acqua calda oppure funzionano a batteria e si possono acquistare nei negozi di articoli sportivi. Per prevenire o quantomeno ridurre la frequenza degli attacchi di sindrome di Raynaud, può essere utile anche introdurre una regolare pratica di attività fisica, in quanto l'esercizio migliora la circolazione, così come è utile sicuramente e diminuire l'uso della caffeina e dell'alcol, sostanze in grado di scatenare gli attacchi. Se fumate è bene cercare di smettere, perché il fumo può far peggiorare i sintomi. Per cercare di interrompere attacchi già iniziati è utile mettere in atto alcune strategie, come laddove faccia molto freddo spostarsi in un luogo più caldo, al chiuso scaldarsi mani e i piedi muovendo le dita o massaggiandole, scuotendo le braccia e i piedi o mettendo le mani sotto le ascelle. Se si soffre di sindrome di Raynaud è importante prendersi cura delle mani e dei piedi proteggendole dai tagli, dalle ferite e dai traumi, ad esempio indossando scarpe comode e cercando di non camminare scalzi. È sicuramente utile usare creme e prodotti idratanti per non farti disidratare e screpolare la pelle e non indossare braccialetti e anelli troppo stretti. Un'iperreazione al freddo, soprattutto al freddo umido, che si manifesta nelle aree più periferiche del corpo e quindi dita di mani e piedi, talloni, ginocchia, naso, lobi delle orecchie, è ciò che si verifica anche nel caso dell'eritema pernio, più comunemente noto come gelone. Si tratta di una forma di eritema i cui sintomi inizialmente sono chiazze rosso scure. Queste chiazze possono poi evolvere in forme edematose, ovvero bolle di colore bluastro che al caldo provocano prurito e dolore. È importante evitare di grattarsi per non andare incontro a ulcerazioni che rischierebbero di infettarsi. Anche nel caso dei geloni, il primo ed il miglior rimedio è la prevenzione, mantenendo le estremità asciutte e al caldo. Per alleviare l'eritema e le lesioni possono essere utili anche pomate a base di ossido di zinco, di calendula, di arnica o di aloe vera. Quali sono altre possibili cause che possono portarci a soffrire di questo disturbo, ovvero dell'avere sempre mani e piedi freddi? Mani e piedi freddi possono essere anche espressione di un ridotto funzionamento della tiroide o ipotiroidismo. In tal caso spesso si manifestano anche pallore, debolezza cronica, aumento di peso. La sensazione di freddo ai piedi è poi tipica dell'arteriopatia periferica, una condizione in cui il lume delle arterie si presenta ristretto per la presenza di placche adipose o aterosclerosi. Anche il diabete mellito può essere responsabile per il danno che talvolta provoca nei piccoli vasi sanguigni. Il freddo alle estremità è inoltre comune poi tra i pazienti in terapia con farmaci beta bloccanti e in alcuni casi infine potrebbe essere la manifestazione clinica di una cardiopatia. Pertanto, sebbene nella maggior parte dei casi la presenza di mani fredde non si associ ad alcuna malattia, solo dopo un'attenta visita medica ed un'accurata ricerca di eventuali ulteriori segni o sintomi di patologie si potrà definire il corretto iter diagnostico ed eventualmente il percorso terapeutico specifico. Quindi, se si soffre di questo disturbo, è bene rivolgersi al proprio medico e prevedere eventualmente una visita reumatologica. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero questo video sia stato di vostro interesse. Vi ricordo che ci trovate in farmacia tutti i giorni dal lunedì al sabato in orario continuato dalle 8 alle 20, orario che seguono anche tutti i nostri servizi. Primo fra tutti Bottasso Express, servizio di consegna gratuita a domicilio. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e ciao!